Sotto certi aspetti sono simili, nel senso che fisicamente mi sembrano due giocatori molto simili. Probabilmente Thiago è un giocatore molto più forte di Franco nel gioco aereo, anche se poi Franco, anche se non era altissimo, sapeva farsi rispettare, era migliorato tantissimo sotto quell'aspetto del gioco. Sotto altri aspetti del gioco credo che Franco partecipasse forse un po' di più alla manovra della squadra. Thiago lo fa magari prettamente nella sua metà campo, diciamo, mentre Franco amava magari partire palla al piede, scambiare palla col centrocampista o con gli attaccanti e buttarsi anche in attacco, anche se poi non ha mai fatto tanti gol. Secondo me non ha mai fatto tanti gol, anche perché i suoi inserimenti avvenivano soprattutto con la palla, e quando ti inserisci con la palla e gli occhi sono tutti, insomma, verso di te, no? I confronti sono sempre difficili. Insomma, Franco ha giocato credo 19-20 stagioni nel Milan, adesso non ricordo quante, no? Però ha giocato tantissime stagioni a grandissimi livelli. Ho mai visto un giocatore che ha giocato così ad alti livelli per tantissime stagioni con quella continuità di rendimento. Thiago quest'anno ha fatto una grandissima stagione di quel livello, secondo me, del livello di Franco, di quelle stagioni di Franco. Franco ne ha fatte tantissime, non ne ha fatta una, non ne ha fatte due, ma ne avrà fatte 15-16. Io credo che in questo momento la differenza possa essere solo quella, però Thiago ha sicuramente è sempre stato un giocatore molto importante, forte, lo ha sempre dimostrato dalla prima partita che ha giocato con noi. Secondo me il miglioramento più grande che ha fatto quest'anno è quello proprio di prendersi responsabilità non soltanto della sua prestazione, ma anche proprio del reparto, della squadra, un coinvolgimento più totale, insomma, nei problemi, nella risoluzione dei problemi della squadra. Questo secondo me ha fatto la differenza nella sua stagione.